il piede della gamba allungata indietro preme contro il tappetino e ci garantisce stabilità nell'anca di destra. Mentre quando l'aria esce, curvo la colonna lombare e avvicino il ginocchio al naso e il naso al ginocchio. Perciò inspiro, espando il torso, la gamba si allunga, la linea è lunga. Viceversa, quando mi avvito e porto il braccio sinistro verso destra, il tallone di destra verrà verso sinistra. Stendo, mano destra alla caviglia di sinistra, ruoto e ritorno. Un ultimo perlato. Respingo, salgo, stendo. Mano sinistra a destra. Quindi, bacino che sale va indietro. Muovo la mano sinistra verso la caviglia destra, dunque piego il ginocchio sinistro e cerco la torsione, cerco di strizzare il panno. Riappoggio e ritorno, ancora soltanto una volta per lato.